pezzo di legno che mi ha dato Mastro Ciliegia e l'ho trovato nel bosco di Mugarone. Gli ho fatto gli occhi, il naso e la bocca. Domani ti farò le braccia e le gambe. Adesso vado a lavorare in falegnameria. Ma dovrà essere un bambino per bene. Non dovrà mai dire bugie. Dovrà essere il legno della speranza. Entriamo dentro l'astuccio e vediamo come possiamo aiutare il nostro amico Pinocchio. Io sono il grande mangiafuoco
e con le mie scintille faccio prodigi. Ah, ma allora aspetta. Mangia fuoco. Cattivo. Senti, io nel tuo spettacolo, guarda, posso fare le bolle. Le bolle? Sì, stai attento, che lui ti vuole bruciare. Tu sei un burattino, non sei mica un bambino. Zitto un po' di qui. Ma senti, io posso fare lo spettacolo? Senti bene, eh? In cambio di 3 monete. Perbacco, 3 monete. Per fare cosa? Per fare cosa? Allora, la prima per comprare un cappotto per papà Geppetto. La seconda per comprare un abbecedario per i bambini. E la terza per comprare i dolci per i bambini malati. Allora te ne voglio dare 5. Davvero? Così ti potrei comprare qualcosa per te e per quello strano grillo. Però ti do la pallina. I 5 monete te lo do un'altra volta. C'è qui. Ma come? Ma mi ha fregato. Dove sono le monete? Allora vai via da questa favola. Vai via. Portati, vai via. No. Facciamo adesso. Io avevo bisogno delle monete. Avevo bisogno delle monete, ma... Senti, sai cosa facciamo? Un'idea, un'idea. Allora, adesso noi... C'è crisi! E allora? E tieni quella, mettiti la pallina. Ok. E ricordati, no, non fidarti di chi ti sembra cattivo, ma c'è sempre qualcosa di buono in chi ti sembra bravo. Va bene. Sì, adesso noi questa pallina andiamo a vendere e poi ricaviamo le monete. Una moneta, 2 monete, 3 monete, 4 monete, 5 monete. Cosa vuoi? D'occhio, non ci sono le monete. Pace, vattene via. Fa vedere. Stai attento. Beh, allora cosa vuoi fare allora con queste monete? Con le monete
sbaglio. Comprare un cappotto per papà Geppetto. Poi voglio comprare un abecedario per i bambini. Un abecedario! Un abecedario! Per i bambini! Per i bambini! Pinocchio, rimarrai sempre un burattino. Sappiamo noi come moltiplicare le tue cinque monete d'oro. Possono diventare 10 monete d'oro. 10 monete d'oro. Volpe, ma cosa dico? 50 monete. 50. Senti, Grillo, avete sentito tutti? 5, 10, 50. Anzi, 100 monete 100 d'oro. 100. 100. E sai come si fa? È molto semplice. Basta andare nel paese dove moltiplicano le monete. È il paese del Barbagianni. Dei Barbagianni. Il paese del Barbagianni. Che non esiste. Sì, che esiste. Al campo fiorito. Al campo, fiorito. Sì. Che non esiste. Tu vai lì e troverai una enorme pianta. Una bellissima pianta. Allora, senti con me. Allora andiamo tutti nel paese del Barbagianni, al campo fiorito, e lì troveremo una grande, grande pianta. Sì, vai lì, fai una buchetta, metti le tue cinque monete e il gioco è fatto. Stai attento. Che bello. Stai attento. Andiamo noi, sai dov'è questo posto? No. Di qua. Di là. Di là! Di qua! Pinocchio, Pinocchio, vieni! Vieni! E quanto tempo ci vuole per tutto questo? Il tempo di una salsa. Ci danno da mangiare, sentitemi!
anche a me. Alice, guarda i gatti, guardano il sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì tranquillo, si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. E Lili Marlene, bella più che mai, sorride, non ti dice la sua età. Tutto questo Alice non lo sa, ma io non ci sto più, gridò lo sposo e poi tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, ma non è così che se ne andrà.
Pinocchio, preparati. Grillo, stai sempre accanto a lui. Tu sei la parte buona di ogni uomo. La botta si sta aprendo. Lo specchio magico sta arrivando. I sogni son desideri di felicità, nel sonno non hai pensieri, ti esprimi con sincerità. Chissà che un giorno la sorte non ti arriverà, tu sogna e spera fermamente, dimentica il presente e il sogno. Un bambino. Ma questa favola cosa vuole dirci?
vuole dirci che un incrocio di strane favole possono fare in modo che i desideri si avverino. Ognuno di noi è stato bambino e ognuno di noi ha coltivato tanti sogni, tante speranze, tanti desideri, che magari nella vita non si sono realizzati, magari la vita ci ha portato verso luoghi sconosciuti, luoghi oscuri, però il senso della vita, la gioia che ogni bambino prova, ce la dobbiamo portare dentro negli anni, ritornare sempre ogni giorno al pensiero di quel bambino che è dentro di noi, per poter affrontare veramente in questo tempo buio e difficile tutto quello che ci sta succedendo. E noi questa sera volevamo fare in modo che tutto questo si realizzasse, e anche in modo particolare che questo Pinocchio un po' pazzerello, un po' buffo, che ha una coscienza, che è il grillo parlante. Potessero insieme realizzare questo sogno. Che la magia, che per noi Lucia era la magia, è veramente qui con noi. E ognuno di noi può nel proprio cuore chiudere gli occhi e pensare che ogni cosa sia vera. Come la nostra Liliana ha voluto donare al nostro Pinocchio. Durante il percorso della tua vita, quando incontrerai alcune circostanze negative o alcuni avvenimenti difficili da superare, sarà in quel momento che ascolterai in te un risveglio. E questo ai nostri giorni avviene sempre più frequentemente, anche perché gli umani si sono talmente allontanati dalla vita spirituale, inseguendo unicamente quella materiale. Eppure, con tutto ciò, in certe situazioni negative o quando la nostra vita è in pericolo, è proprio in quel momento che avviene il risveglio dell'anima e l'ascolto della sua voce che ci invita a invocare continuamente l'aiuto del Signore. Ma noi questa sera abbiamo appreso che siamo soltanto esseri umani.